Ci troviamo alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, qui si parla di energie rinnovabili e dei lati positivi di come sfruttare al meglio le energie rinnovabili. Lei un'idea ce l'ha avuta, qual è? Ma noi abbiamo investito nella produzione di energia da biomasse liquide con il riutilizzo dell'energia termica. Attraverso questo meccanismo, che è stato abbinato a una produzione di una cartiera che era in forte crisi, noi abbiamo avuto la ricaduta immediata di un sostegno per l'occupazione. Perché il nostro paese ha tra le incentivazioni più elevate in tutta Europa per le diverse fonti di energia e questo è sicuramente un punto a favore. È una centrale che va a combustione di oli vegetali. Dove sarà questa centrale? È a Guarcino, che ha una tradizione molto forte nella produzione di carta. Molte volte purtroppo non si riesce a sfruttare al meglio questa elevata incentivazione perché ci sono tutta una serie di difficoltà burocratiche dovute a una normativa magari non sempre chiara, purtroppo non sempre stabile. Oggi con questo progetto noi possiamo dire che verranno risparmiati 2 milioni di euro all'anno sulla bolletta. L'occupazione diretta che verrà salvaguardata o verrà reimpiegata sono 130 famiglie. Cosa dovrebbe fare il nostro paese per incentivare la produzione di energie rinnovabili? Ma guardi, il nostro paese già sta facendo molto in termini di rinnovabili elettriche. Quello che occorre fare è che questi incentivi rimangano nel tempo, quindi che ci sia una continuità nel tempo, ma che siano anche adeguati al reale utilizzo. Cioè, ovviamente una sovraincentivazione verrebbe a pesare sulle tasche del consumatore. Quando si parla di energie rinnovabili, il Brasile risulta un paese modello da imitare. Perché? Che cos'ha di particolare? È un paese modello perché produce la sua energia elettrica per oltre il 95% con il sistema eolico, idroelettrico e biomasse, quindi è da imitare nonostante sia un paese che da 2006 è autonomo con il petrolio, ma il petrolio è un complemento delle proprie attività.